Bentornati sul canale Non aprite questo blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a parlarvi di Asylum, magazine che ormai conoscete se seguite il mio canale, è dedicato al mondo dell'horror. Questo numero è fantastico, ragazzi. Oltre a contenere un articolo scritto da me, che trovate a pagina... Allora, l'articolo di Non aprite questo blog si riconosce perché ha una banda sopra tipo: attenzione, questo contenuto è pericoloso. Qui trovate un articolo scritto da me, Il lato oscuro di Superman. Insomma, un articolo sul nuovo sottogenere di horror supereroistico che, diciamo, inizia la sua genesi più di 30 anni fa. Non vi dico come, comprate la rivista per scoprirlo. E che vede oggi con Brightburn, film sul Superman cattivo, diciamo, vede oggi con questo film qua il suo sviluppo definitivo. Da qui in poi vedremo cosa succederà. Insomma, c'è il mio articolo, ma come potete vedere qua c'è uno zombie, perché gran parte della rivista è dedicata agli zombie. E questa è una cosa che mi piace molto, visto che sono il mio villain preferito. Ne ho letta un po', per esempio questo articolo, Zombie e zombie, dal mito al cinema, di Simone Scardecchia, è veramente figo, perché vi racconta come nasce la figura dello zombie, che ovviamente non ha inventato di sana pianta Romero, diciamo gli ha dato una connotazione cinematografica sua. Prima c'erano altri tipi di zombie nella mitologia, nella letteratura, e poi racconta anche un po' del dopo, di cosa è successo prima e dopo Romero. Quindi è veramente un articolo devastante, super, super figo. Si parla veramente di tutto e di più riguardo al mondo dei morti viventi. Altro articolo bellissimo che ho divorato, perché è il mio film horror preferito, un articolo sulla Notte dei morti viventi, il film di George Romero che lo consacra padre degli zombie, scritto da Roberto D'Onofrio, che è anche il direttore della rivista. Veramente bello, ci sono scritte un sacco di cose che, vabbè, già sapevo perché comunque Romero è uno dei miei registi preferiti, però ce ne sono tante che non sapevo e ce ne sono tante che non ricordavo. Quindi veramente figo fare un tuffo in tutti questi retroscena del film. Non avete idea di quante cose in questo film siano anche puramente casuali e però nonostante ciò siano divenute importanti. Insomma, poi ci sono tantissimi altri articoli, vi faccio una sfogliata così. Poi c'è una bella intervista che però non ho letto e non voglio fare prendervi in giro, ma appena troverò il tempo la leggerò, a Pupi Avati, curata da Claudio Miani, direttore artistico di Asylum. Pupi Avati, regista della Casa dalle finestre che ridono, insomma un cult che adesso arriva con il suo nuovo film horror, Il signor diavolo. Quella la leggo sicuramente, perché Pupi Avati è un regista che a me piace molto, molto particolare, strano. Poi ci sono tantissime altre cose, ma vi voglio parlare anche di che mi sono letto proprio di gusto la recensione, perché sfogliando ho detto: ah, ma guarda chi c'è, Alessandro Pesce, diciamo curatore, creatore di Horror Italy, un'altra realtà tipo la nostra che tratta l'horror, molto bravi, e lui è anche molto bravo a scrivere recensioni, perché qua c'è la sua recensione di Revenge, la rivoluzione al femminile. Questo film, Revenge, è il primo film diretto da una donna, quindi il primo film Rape Revenge diretto da una donna, quindi questo è già un caso importantissimo dal punto di vista femminile in una situazione del genere. Lui fa un'analisi veramente fantastica, una recensione scritta veramente bene, complimenti. Purtroppo adesso non posso stare qua a fare un video di 2 ore e poi soprattutto, cioè, non è che posso raccontarvi tutta la rivista, cioè il bello di una rivista è anche comprarla e scoprire cosa c'è dentro, no? Poi complimenti anche a me che ho scritto questo articolo qua, se vi interessa ve lo leggete. Ultima cosa non meno importante è che la rivista esce per un accordo, insomma, e questo è il bello un po' del mondo dell'horror, degli indipendenti, di noi che facciamo le recensioni, di tutti quanti, insomma, tutti quelli che ci stanno mettendo impegno nel tenere viva la fiamma della passione per l'horror. Asylum e Omovies si sono incontrate e praticamente d'ora in poi, comprando la rivista, che non costa più 5 euro ma costa 6 euro, avrà un film in regalo, cioè è un DVD in regalo, una figata galattica. Questo è veramente un modo di unire due sinergie come quella della rivista Asylum e la realtà di Omovies, che è una realtà fighissima che porta film indipendenti a manetta, stampano come dei pazzi, veramente si fa fatica a stargli dietro, e fanno emergere tutto questo mondo fantastico di cinema indipendente horror. In questo numero trovate qua, veramente perdonate la mia pronuncia, Wrath of the Crow,
scusate se non lo so dire, di Ivan Zuccon. Vi metto l'immagine della locandina qua, così lo riconoscete. Insomma, ragazzi, per 6 euro, rivista, fatta bene, patinata, super pregio, con un articolo di Non aprite questo blog, DVD, e poi dentro è una figata, una commistione di sinergie tra, appunto, vedete, c'è dentro, c'è Non aprite questo blog, c'è Horror Italy, c'è Home Movies, ci sono interviste a registi. Veramente, ragazzi, io spero che tutte queste realtà che stanno nascendo possano continuare a proliferare per il bene del cinema horror italiano. Vi lascio in descrizione il link per acquistare la rivista. E niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e lasciatemi un commento, anche solo per salutarmi. Baci, baci, abbracci. Ciao belli.